da qui a breve avremo anche un altro illustrissimo e graditissimo ospite al quale ambiamo molto, perché è un politico che ci conforta, ci conforta nel suo fare, nella persona del presidente della provincia Zingaretti. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, happy birthday to you, si dice. Che meraviglia! Grazie! Che meraviglia, caro Presidente. Allora, intanto io mi complimento molto con lei per la vicenda del Wi-Fi, cosa di cui poggiamo a Roma fregiarci, no, Presidente? Sì. Stiamo diventando in questo almeno un esempio in Italia e non solo. Questo penso sia un patrimonio di tutti e dobbiamo essere contenti perché... stiamo sperimentando un'applicazione di questa tecnologia che sta diventando un modello in Italia. Allora, intanto voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che il presidente Nicola Zingaretti ci ha fatto oggetto di una lettera che ha inviato alla nostra radio, nella quale ci unisce naturalmente al significato di un 21 aprile che per Roma, come tutti sappiamo, è altissimo, e lui ci coniuga a questo evento, e questo veramente ci dà orgoglio e grande piacere, caro presidente. Grazie a voi, ve lo meritate, perché il panorama delle radio a Roma è molto affollato, però voi in un anno siete riusciti a conquistarvi uno spazio che è molto figlio della passione che avete messo in questa impresa, e quindi vi meritate tutto, non solo gli auguri ma anche l'in bocca al lupo, perché un anno è tanto ma è anche poco per un'impresa radiofonica. La sappiamo a Milano, Presidente, la sappiamo a Milano per sempre l'argomento di Wi-Fi, insomma lei sta portando il nostro know-how anche in terra non straniera, stavo per dire straniera ma mi sembra un'esagerazione, a Milano dunque, no? Beh, noi abbiamo alle nostre spalle l'esperienza di Free Italia Wi-Fi, che è una rete di enti locali che sull'esempio di Roma sta federando oltre Venezia, la Sardegna, la provincia di Firenze, Prato e tante altre realtà nazionali che vogliono entrare a far parte di questa rete pubblica di accesso gratuito alla rete Wi-Fi, che è nata da Roma ma sta diventando un po' un esempio dappertutto. Qui oggi a Milano, dice il candidato sindaco Pisapia, nel programma ha messo questa idea dell'accesso gratuito al Wi-Fi e oggi sono qua per sostenerlo, non solo perché è di centro-sinistra, certo, ma anche e soprattutto perché è bello che un sindaco candidato si presenti con idee innovative per chiedere il voto dei cittadini. Caro Presidente, grazie, buon lavoro, grazie voi, per l'affetto. Grazie mille. Grazie al nostro Presidente della provincia, Nicola Zingaretti.